Quando decidi di vivere una realtà come il villaggio Mauna o di lavorare per la realizzazione di questo, decidi di vivere su una certa frequenza. Quando sei nella tua città e abiti nel tuo appartamento, sei comunque all'interno di una vibrazione. È come una musica, un suono. E questo suono, questa vibrazione, è quello dato dalle persone che ti sono intorno. Quindi, che musica sta suonando il luogo in cui abiti? Qual è la vibrazione in cui ti stai trovando? E questa vibrazione che effetti ha su di te? È molto semplice, basta ascoltarsi per capire che certe vibrazioni sono in qualche modo ci nuociono, come dire, creano un attrito nel progetto, nell'espandersi della nostra anima e della nostra consapevolezza. Quindi decidere di realizzare un progetto come il Villaggio Mauna, quindi una realtà su una vibrazione più alta, è un progetto meraviglioso, cioè è qualcosa di stupendo, vuol dire, come dire, dedicarsi a qualcosa che è spiritualmente elevato, spiritualmente luminoso. Dove si crea coscienza proprio nelle persone. Quindi quando chiediamo di sostenerci, quando chiediamo chi vuole partecipare a questo, chi vuole coinvolgersi in questo progetto, ecco, non stiamo solamente chiedendo qualche cosa, stiamo offrendo una possibilità alle persone, a te e a chi lo desidera, di entrare in questa vibrazione. Perché prova a immaginarti cosa vuol dire vivere in una vibrazione di questo tipo. E tutte le persone che vengono al Mauna lo sanno cosa vuol dire. Quando arrivate al Mauna vi sentite a casa. Davanti alla porta del Mauna c'è scritto qui sono a casa. E non è che, come dire, è una frase buttata lì. Realmente accade questo perché le vibrazioni che si producono al Mauna e che sono prodotte dal risveglio, dalla trasmissione di questa consapevolezza, dalla condivisione della coscienza di chi noi siamo, producono una vibrazione che da sola crea un risveglio dentro di te. Arrivi al Mauna e i pensieri si acquietano, tutto diventa possibile, il problema non è più un problema, diventa normale, addirittura avere un problema in mezzo a tutte le altre persone diventa normale. Non è qualcosa da nascondere, non è qualcosa col quale entri in conflitto e non sai cosa fare. Ecco, diventa normale. E questo è meraviglioso, è veramente bello, no? Poter vivere in questo modo. Quindi il progetto Eco Villaggio Mauna è vivere nella vibrazione della consapevolezza. E non soltanto per chi ci abita, ma anche per chi viene semplicemente a passare qualche giorno, si prende un bungalow, si mette lì e sta una settimana lì, si prende un camper e si ferma lì per 10 giorni, per 2 giorni, viene a fare un seminario, viene a mangiare qualche cosa, viene a comprare la verdura, no? Viene a fare un percorso, si ferma lì e chiede di avere un bungalow in mezzo al bosco per poter meditare, poter stare tranquillo per qualche giorno, oppure decide di venire ad abitare e si costruisce la propria casa lì e rimane in questa vibrazione e medita in questa vibrazione e lavora perché coopera e collabora con tutto quello che accade, perché ci saranno anche aree commerciali come appunto il negozio, il ristorante, l'affittacamere, il centro massaggio, il centro olistico, i seminari, i corsi che si possono tenere e che i nostri conduttori condurranno. Quindi puoi vivere proprio così, vivere in questa vibrazione. Certo, potrebbe farti paura perché nella tua idea c'è, ma devo lasciare il mondo, devo lasciare tutto quanto, io non sono pronto, sono ancora attaccato, sono attaccato alle mie vetrine, sono attaccato alla mia città, sono attaccato alle mie schifezze che mi mangio tutti i giorni. Ma nessuno ti sta chiedendo di lasciarle. Pensi che noi o io stesso non sia attaccato a tante cose, no? Che non abbia desideri che seguo, che mi piacciono e che spiritualmente, se la mettiamo su questo piano,
non sono così consoni alla crescita. Ci sono cose che nessuno ti sta chiedendo di lasciare, ed è per questo che il villaggio Mauna nasce sul lago di Garda, distaccato da tutto, ma a due passi dal mondo, e da un mondo che anche ci piace, perché ci piace ogni tanto andare in mezzo alla gente e vivere la vita. Quindi la possibilità comunque di vivere su una frequenza più elevata, senza fare un passo estremo che è andare a vivere sulla montagna isolato da tutto. Il villaggio Mauna è aperto al mondo, è nel mondo, è nella vita, però è un campo che ti permette anche di implodere in te, di raccoglierti in te, e quindi da questo raccoglimento, e solo grazie a questo raccoglimento, i tuoi sensi animici, i tuoi sensi spirituali si aprono e riesci a vedere cosa c'hai intorno e chi sei tu. Quindi questo è il villaggio Mauna. Ecco, tante cose si possono dire, ma nell'essenza il villaggio Mauna è una vita reale, una vita appoggiata, dedicata, emanata e vissuta dall'anima, consapevolmente. Thank you.